Se liberalizzano le licenze, facciamo una guerra. I più agguerriti minacciano di bloccare la città. Anche a Milano la categoria è pronta alla mobilitazione dura se il governo non farà dietro front sull'annunciata liberalizzazione dei taxi. In corso da giorni assemblee sindacali per decidere le azioni di protesta in vista dell'incontro a Roma il prossimo sabato, mentre a Linate un nuovo sciopero selvaggio ha nuovamente bloccato il servizio per un'ora con disagi per i passeggeri. Non siamo una lobby, si difendono i tassisti che si dicono invece le prime vittime della crisi. Aziende che chiudono, clienti che non ci sono più come una volta e quindi lo si vede chiaramente al posteggio, ore e ore. Io prima ero in un posteggio, ho fatto 80 minuti d'attesa. Basta guardare le immagini dei taxi fermi per rendersi conto che non serve a nulla liberalizzare, si creerebbe caos e basta, cioè non ci sarebbe lavoro più per nessuno, né per noi né per i futuri così tassisti. Liberalizzazione significa meno lavoro per tutti, dicono, ma preoccupare tassisti, soprattutto il rischio di un crollo del valore delle licenze, spesso acquistate con grandi sacrifici. Cosa rischia con la liberalizzazione? È che mi ipotecano, che mi portano via la casa. Perché? Perché io ho ipotecato la casa. E comprare la licenza? Sì. Questo è il problema per i tassisti? Del 90% dei tassisti sì. O sto ancora pagando un mutuo di 150.000 euro della licenza, più tutte le spese che ho per gestire il lavoro. Qua non, gestire il lavoro. Qua no, non ci dà niente nessuno. Quindi se liberalizzassero le licenze, per voi cosa significherebbe? Significherebbe perdere tutto quello che abbiamo investito per lavorare.